Catanzaro 0, Sicula Leonzio 3. Un vero disastro la prova quest'oggi dei giallorossi, una squadra che è apparsa priva di identità sia tecnica sia da un punto di vista organizzativo. A chi imputare la responsabilità di questa sconfitta è un bel problema. Sentiremo poi i pareri dei tifosi a cui voglio affidare appunto i commenti. Da parte mia devo dire che bisogna rimarcare che la cifra tecnica della squadra sicuramente non è elevata e che probabilmente l'allenatore deve lavorare per imprimere un carattere che oggi proprio in campo non si è visto. Questo no, sinceramente... Dionigi, non è cosa di allenare una squadra di professionisti. Un'eccellenza andrebbe bene. E nemmeno. E neanche. Sentite, guardate, io sono tutto già allo stadio, operato, con 12 punti o 17 sulle spalle. Si dovrebbero vergognare. Se volete mi spoglio, vi faccio vedere l'intervento che ho avuto. Mi viene da piangere, vergogna della loro faccia. O di chi? Io non voglio aggiungere altro. O di chi? Si devono vergognare. No, proprio, ma dove vanno? Dove vanno? Quando viene il Red, che gli diamo anche altri 3 punti? Giocatori, allenatore, a casa giochiamo con la primavera perché hanno disonorato la dignità della squadra, hanno disonorato il calcio catanzarese. Vergogna. La brutta copia della squadra che ha giocato a Lecce. Andate, io non so cosa è successo. Ingegnere, portateli Matteroni Carrelli, sti vagabondi. Abbiamo un allenatore che in 4 mesi non ha dato gioco, per cui non penso. E poi la campagna scritta è stata deleteria. Sì, deludente sicuramente. Assolutamente, per cui dovrebbero fare una mea culpa la dirigenza, non tanto il presidente, ma le persone che ha appreso e che si sono mangiati il resto del Catanzaro. Dovrebbero i primi dimettersi. Oggi abbiamo giocato proprio malissimo. Ci hanno sommerso a centrocampo, dall'inizio alla fine, non va. L'Atletico Leonzio non ha rubato niente? No, non ha rubato niente, ha fatto una bella partita. Sinceramente abbiamo visto una squadra molto spenta, la nostra, e il nostro allenatore abbia il coraggio di almeno di mettere i nuovi acquisti che ha voluto lui in questo momento qua. E deve mettere in campo chi corre, chi fa qualcosa di meglio rispetto a tanti altri giocatori che si sono visti in campo proprio spenti. Cioè il Catanzaro merita altri palcoscenici. Io vengo da Milano a vedere una partita. Saluto i miei amici di Milano giallorosse, che sono, li salutiamo tutti, però onestamente un allenatore, io non giudico mai l'allenatore, però sull'1-0 poteva cambiare qualcosa di meglio. Il presidente secondo me dovrebbe prendere adesso e provvedere subito, no, la prossima volta non viene nemmeno una persona. I ragazzi non c'entrano, sono bravi, ma lui per la verità ha il limite, sì. Deve cambiarlo, basta. Grazie. Sì, il primo da mandare a casa è Dionigi, poi tutto lo staff tecnico. No, tu apri gli occhi che ti stanno prendendo per il c***o. Hanno preso un gol e non hanno capito più niente. E non hanno capito niente, proprio nulla. Richiamate a terra se ci vogliamo salvare, con questo andiamo sicuramente nei dilettanti, per cortesia, faccio un proclama, richiamate a terra, per cortesia, cacciatela Cristo. Purtroppo è un risultato particolare, siamo rammaricati tutti quanti, come si vede dalle nostre facce insomma, no? Chi si deve assumere qualche responsabilità? È l'allenatore. L'allenatore doveva fare dei cambi prima. I cambi sono apparsi tardivi in effetti. Sì. Comunque, se fosse entrato il gol di Letizia, quel gol che era più facile sbagliare che fare, la partita cambiava sicuramente tattica. È stato qualcuno dei calciatori in campo che si è salvato, che si è contraddistinto, insomma, io direi che forse Nordi. Sicuramente il portiere. Ha cercato di salvare la baracca. Sì, è stato l'unico. Letizia ci ha un po' deluso oggi. Non era in gran forma. Ci avete rotto il tomba! Quale gira per te un'altra volta? Avevo 2 volte che vedi dopo 2 anni. 2 sconfitte. Sfortunato. Porto Iella. Non è esperienza, Dionigi.
è stato esonerato 3-4 volte, perciò sappiamo che pigliamma. Secondo me l'ultimo allenatore che abbiamo avuto in questi ultimi anni è stato Sander, non ce lo siamo saputi tenere. È ovvio che il pubblico è la parte buona di tutto il discorso, però non deve essere, come dire, la pazienza ha un limite, no? Nel senso che non c'è un gioco, non c'è una squadra, cioè non si vede un triangolo, un'azione. Siamo stati un po' sfortunati, però c'è qualcosa che non va. Adesso... Diciamo che la cifra tecnica della squadra non è elevata. Assolutamente, cioè, basta vedere Infantino è l'unico giocatore veramente di calcio che noi abbiamo, ricorda nei movimenti, diciamo, dei giocatori storici del Catanzaro, no? E si vede, e la qualità si vede, sul resto c'è proprio poco da dire. Nel senso che forse a Infantino si dovrebbe imputare una scarsa preparazione atletica, forse, perché appunto, come dice lei, il calciatore si vede, cioè... No, vabbè, Infantino la sua parte la fa, ovviamente devono arrivare palloni decenti, no? Qua si tratta di correre, corrono tutta la partita, ma di calcio si vede ben poco. Innanzitutto in casa non si può difendere con 5 uomini, a centrocampo 0, ci hanno sovrastato innanzitutto. Poi siamo stati un pochettino sfortunati in qualche occasione e poi è andata come è andata. E il totale è stato che abbiamo preso 3 gol in casa, sì. Insomma, e dobbiamo anche ringraziare il portiere che con dei grossi interventi è riuscito comunque a mantenere fino a un certo punto la baracca in piedi. Sicuro, però alla fine loro hanno meritato la vittoria. Sì, vabbè, questo penso che era risaputo, cioè già dall'inizio col lavoro che ha fatto Doronzo. Anzi, mi meraviglio che il Presidente ancora non sia intervenuto, perché il primo che dovrebbe mandare a casa proprio stasera dopo la partita è proprio Doronzo. E poi a seguire, magari, secondo il mio punto di vista, seguono Dionigi con il Direttore Generale. Perché qua tutto sto vedendo, tranne che proprio c'è un'impronta di società. Qua siamo a livello dilettantistico, voglio dire, proprio dilettantistico. Diciamo che la programmazione della programmazione non stanno emergendo tracce. No, guarda, la programmazione, cioè noi catanzaresi non dobbiamo cadere in queste tranelle come siamo sempre caduti. Perché noi siamo tifosi del Catanzaro. Qua sto vedendo che la città si sta dividendo in tifosi di Noto e tifosi del Catanzaro. No, questo no, è il mio punto, questo è il mio parere di quello che vedo in giro. Allora, il Catanzaro è dei catanzaresi. Io sono contento che Noto sia venuto a fare il presidente del Catanzaro, però noi vogliamo i fatti. Barzellette, anno di transizione, niente. E ha avuto il coraggio di mettersi in prima linea, che faccia il presidente come si deve, prendendo esempio degli altri presidenti. Va a 70 km, non è che c'è Frenna a 70 km, si può anche consultare con lui per vedere come si può fare calcio. Ci vuole rispetto per questa città, noi facciamo i sacrifici che facciamo noi, non li vede nessuno. Ogni anno siamo vittime di questi sistemi che mettono. Cioè, a me, vi ripeto, contento che Noto sia presidente, io sono tifoso del Catanzaro, io voglio venire allo stadio a divertirmi, perché me lo merito come se lo merita tutta la città, non chiedo altro, io pago il biglietto e voglio che sia rispettato come deve essere rispettata la città. Bravo, bravo, bravo.